In questo video voglio mostrarti dal vivo un incremento su una posizione che ho eh, in Real e che ho tra l'altro condiviso con tutti gli utenti eh, del Platinum e che, eh, su cui voglio spiegare eh, il motivo per cui eh, l'incremento in una posizione dove siamo in profitto può essere la via migliore. Per andare ad ottimizzare quelle che sono, diciamo, le marginature dei profitti sui vari trade. Allora, questa posizione su euro dollaro, come si può notare, qua siamo su euro dollaro giornaliero, è partita nella giornata di giovedì scorso, eh, giovedì 21 settembre 2023. Eh, il tutto era stato mh, fatto perché, comunque, da un grafico settimanale avevamo un mercato in tendenza ribassista, dopo aver fatto, appunto, degli swing al rialzo. Con un giornaliero che proprio nella eh, giornata di eh, mercoledì 20 settembre aveva creato la classica eh, pin bar doppio massimo lower al di sotto di un'area chiave che troviamo proprio qui. Questa era l'area chiave, era la zona in cui eh, si trovavano praticamente delle, ehm, degli interessi in acquisto ancora nelle, negli, nei mesi scorsi, a giugno 23, e dove da qui era partito un movimento rialzista molto, molto forte con due gambe. Eh, che poi, dopo questa pin bar reversa, l'FTU reversa, c'è stato un movimento ribassista, quindi eh, il trend è abbastanza persistente e sembra voler andare verso l'area diciamo dell'1.05-1.05.40. Che è l'area appunto dei minimi che hanno portato su più spesso il mercato negli ultimi tempi, e quindi diventa area di interesse, no? area di domanda. Ehm, quindi ho venduto quando il mercato in mattinata era. Eh, io mi sono trovato la mattina che era già andato al ribasso nella prima mattinata, quindi quando lui stava ritracciando, sono entrato short appunto a 1.0646 con uno stop che avevo messo in, in, inizialmente a 1.0780 quindi inizialmente il primo stop di 326 euro esattamente era 1.0780 dopodiché eh, cosa è successo che nella giornata di venerdì l'euro dollaro è sceso nuovamente ha fatto un altro minimo però poi si è ripreso un pochino il movimento in classico come dire eh, fase di eh, come dire, eh, non congestione, ma di consolidamento, ecco, non mi veniva il termine consolidamento nelle zone 1.0650, zone di minimo precedente, però senza mai dare veramente spunti di inversione. Cosa è successo poi? Che nelle ore successive, durante la sessione eh, dell'inizio della settimana, quindi di lunedì, il mercato su grafico a 6 ore mi ha mostrato che cosa? Una serie di barre di consolidamento che hanno creato questo box, questo box qui che si può Vedere così, eccolo qua, quindi un box di, ehm, di bassa volatilità, dopo il movimento di volatilità, che mi ha permesso di andare a cercare una vendita sulla rottura del box, quindi in questo caso qui sulla rottura eh, del minimo a 1,06 e 10. Creando una barra di grande volatilità che mi ha permesso di fare che cosa? Di scegliere un, di fare un incremento con 1,4 contratti mini in più dei 2,6, quindi un totale di 4 mini, andando a modificare lo stop della prima, come potete vedere, da 2,06 da 326 euro. Ah, dove avevo lo stop a 1.0780 portandolo a 1.0705 con 144 euro e incrementando con ulteriori 125 euro con lo stop qui per un totale come potete notare di circa 260 euro quindi minore del primo rischio a 1.0780 di 326 euro eh, però avendo praticamente eh, molta più size molti più contratti in questo caso adesso eh, l'obiettivo è 1,0548 in, in entrambi i trade eh, per un totale, come potete notare, di eh, circa 320 euro quindi praticamente eh, sarebbe il rendimento 1 a 1 del rischio iniziale ma in realtà adesso il rischio è di 260 euro a fronte di un possibile target di 320 euro. Siamo 1.0572, vedremo se eh, arriverà al target. Ma al di là di questo, molto probabilmente adesso, nelle prossime ore, andrò a modificare ulteriormente i miei stop. Quindi, questa diventerà una posizione probabilmente a rischio zero. Andrò a spostare lo stop della prima probabilmente sul break even della prima e lo stop della seconda sul break even della seconda perché ormai ha rotto anche questi minimi dopo queste due inside bar a sei ore quindi adesso deve andare e non deve più ritracciare al di sopra quindi probabilmente eh, un trade a rischio zero molto probabilmente ripeto andrò a spostare adesso nelle prossime ore questi due stop quindi ecco per farvi capire come la, ehm, una delle come dire, delle tecniche migliori per andare ad ottimizzare eh, i profitti, quindi marginare maggiormente eh, sulle posizioni, andando a mantenere un rischio basso, eh, è quello di andare a fare degli incrementi nel momento in cui la price action del mercato, sempre su grafici con alto time frame, quindi stiamo parlando di 4 ore, 6 ore daily, ci permette di farlo, sempre andando ovviamente a lavorare molto bene sulla gestione del rischio. Eccoci nuovamente con il proseguo del trade, visto che sono ancora a mercato e ho fatto certe modifiche al trade, adesso ne farò alcune proprio live, sono qua e registro questo video così da farvi most da mostrarvi, farvi vedere come vado a gestire la cosa. Eh, sono le 18.52, questa mattina ho fatto il primo video ed era eh, mattina, intorno alle 9. Eh, cosa è successo? Che poi successivamente alla trading room che faccio il mattino con i platinum... Uh, sono andato a uh, modificare poi il trade. Questa è la visione aggregata del trade, quindi sono meno 4. Stamattina avevo l'impostazione uh, del trade in questo modo ve la faccio vedere. Allora, visualizzazione non aggregata, eccolo qua. Ve la rimostro. Vedete, ci sono due ordini, quelli di stamattina compro real time posso avere la gestione, eh, la, gestione la visione aggregata, quindi vado. In questo modo a visualizzare il prezzo medio eccolo qua guardate un po che lui si va a, a... ecco qui a vediamo se lo fa eccolo qui vedete prezzo medio di carico 106 33 239 euro in questo momento il guadagno mi sono portato a break even praticamente cioè free risk non rischio più niente però questa è ormai la candela delle 6 ore che sta per chiudere. Adesso sono le 18.53, alle 19 chiuderà. Quindi, che cosa faccio? Visto il tipo di candela, ormai non incremento più, il mio target è molto vicino, vado a spostare nuovamente i miei stop. Dove risposto, li potrei spostare qualche pip al di sopra di questo massimo. Quindi siamo 1.06.09 e 1.16.09, posso spostarmi a 1.06.12. Quindi vado a... Eh, scrivere qui 12 nella prima o nella seconda non mi ricordo. Nella prima questa e eh, 10612 anche nella seconda. Quindi vado a fare una roba del genere: tac tac. E quindi vado a portarmi praticamente in eh, gain tutta l'operazione. Ovviamente quindi vado a trailare, vado a fare trailing profit quindi nel caso in cui non vado a target mi torna indietro. Mh, guadagnerò 82 euro nel caso in cui invece vada a target, guadagnerò il mio target con i due ordini che ho inserito con anche l'incremento eh, di circa 320 euro. Insomma, adesso euro più euro meno eh, più o meno è quello. Quindi eh, vedremo un po' come si va a muovere. Sembra tutto predisposto per andare verso il target a 10548. Che ricordo, essere eh, il livello settimanale che su Daily poi c'erano so, un sacco di eh, confluenze su questo livello, eh, nonché anche ehm, confluenze sul Fibonacci. Ok, quindi sei ore che chiude tra qualche minuto. Molto bene, sposto e sono praticamente in profit. Quindi che lui vada su o che vada giù, ovviamente. L'idea e mi auguro che lui possa andare a target, ma nel caso non ci vada, ormai il rischio è solo quello di perdere questa porzione di guadagno per comunque prendere questa porzione di guadagno. Va bene? Ecco un altro video che può essere utile per chi insomma è nel trading e vuole fare operatività con la price action e con il metodo year Forex. Grazie a tutti. Un saluto. Buon trading Simple.